Buonasera, benvenuti a Punti di Vista che torna ad occuparsi questa settimana di medicina. Sta diventando una consuetudine per noi, almeno una volta l'anno, parlare di questa specifica patologia di cui tratteremo questa sera, e cioè le cefalee, conosciuto comunemente con il nome di mal di testa, anche di emicrania, ma vedrete che l'emicrania è un particolare tipo di cefalea. Una patologia che, dicono le statistiche, tra breve vedremo un paio di pannelli, riguarda oltre la metà della popolazione mondiale, con una incidenza economica importante per i nostri sistemi sanitari. In uno dei titoli leggerete, in modo interrogativo, cefalee in crescita, è quanto chiederemo, tra l'altro, ai molti ospiti in studio, incidenza dunque in crescita e dunque maggiore diffusione di questa patologia, la ricerca, le nuove frontiere farmacologiche, approcci anche non farmacologici, anche la tecnologia, parleremo anche di microchip, stanno intervenendo per sollevare i malati di cefalea. Il termine che si usa è cefalalgici da questa malattia così invasiva, così complessa. Parleremo di questo con sei ospiti in studio. Abbiamo approfittato di un importante congresso che si è tenuto a Perugia tra il 26 e il 28 di settembre, dunque la scorsa settimana, per avere in questa trasmissione che abbiamo evidentemente registrato alcuni dei medici che hanno proposto delle loro relazioni nel corso di un congresso ricchissimo, decine e decine di esposizioni orali non, che hanno riguardato due sedi diverse della nostra città, Sala dei Notari e la Facoltà di Medicina presso l'azienda ospedaliera di Perugia. Gli ospiti che sono con noi in studio, a partire dal professor Giorgio Bono, che è presidente della Società Italiana per lo Studio delle Cefalee, che ha organizzato appunto a Perugia quest'anno la 27ª edizione di questo tipo di convegni, di lavori. Professor Bono, che è anche direttore della divisione di neurologia dell'ospedale di Varese. Con noi in studio la dottoressa Marta Allena del Centro di Ricerca sulle Cefalee della Fondazione Istituto di Ricerca Mondino di Pavia, del quale abbiamo avuto altri ospiti negli ultimi anni, in alcuni speciali di questa nostra trasmissione. Con noi è il professor Umberto Balottin, direttore di neuropsichiatria dell'Istituto Neurologico Nazionale, ancora Mondino di Pavia. Con noi è il professor Fabio Antonacci, del Centro Cefalee dell'Istituto Neurologico Nazionale Mondino, ancora di Pavia, che abbiamo già ricordato. Presenze perugine, che sono due: la dottoressa Angela Piperni, che è una farmacista che però soffre di Sì, cefalea, una esattamente. cefalalgica dunque, rappresentante per l'Umbria della LIC, che è la Lega Italiana Cefalalgici, che ha anche realizzato, lo vediamo subito, un testo presentato tra l'altro in altra trasmissione qualche mese fa su Umbria TV, una trasmissione di carattere sportivo, che è La testa fra le mani, titolo piuttosto eloquente, quella testa che purtroppo quando duole ci conduce a quel gesto che appare esasperato, quando la cefalea diventa la trama della vita, è il sottotitolo di questo testo di Angela Piperni, la LIC. Abbiamo detto, in altra trasmissione, un Sì. paio di anni fa, avevamo anche delle testimonianze, sia in studio che al telefono, di malati di cefalea iscritti alla LIC, rappresentante regionale, dicevamo la dottoressa Piperni, e con noi è anche il dottor Stefano Caproni del Centro Cefalee presso l'Istituto Neurologico dell'azienda ospedaliera di Perugia. Con lui parleremo di abuso di farmaci, una delle questioni, delle tante questioni toccate da questo congresso qui a Perugia. Aprirei proprio con il professor Bono. Perché Perugia, e leggevo un congresso di rilievo anche per gli approcci, le aperture, evidentemente le novità, le nuove frontiere della ricerca, diciamo, della tecnologia che sono state rappresentate. Intanto, complessivamente, cosa è accaduto in questi giorni? Ma dunque, innanzitutto devo ringraziare la vostra emittente per l'ospitalità. Io rappresento la Società Italiana per lo Studio delle Cefalee, quindi una società scientifica che è nata nel 1976
e che si caratterizza proprio per una componente, come dire, molto peculiare, cioè quella di essere una società di tipo interdisciplinare, visto la problematica, cioè il problema del mal di testa, sia come disordine che come malattia, insomma, che poi può evolvere in alcuni pazienti fino a rappresentare uno status, diciamo, di dolore cronico e quindi con necessità di cure anche complesse, diciamo che questo problema è un problema che copre tutte le età della vita e quindi interessa molti specialisti per vari aspetti. Ed è per questa ragione che la Società Italiana delle Cefalee ha appunto questo approccio multidisciplinare di specialisti di differente estrazione, quindi neurologi, farmacologi, neuropsichiatri infantili e altri, diciamo, ricercatori anche delle scienze di base, perché quelli che sono le problematiche di questo disordine apparentemente, come dire, così frequente ma non banale, insomma, poi dopo contengono in sé, dicevo, questi disordini, tutta una serie di aspetti anche di ricerca molto molto importanti che riguardano il dolore, il comportamento, l'aspetto affettivo, l'aspetto cognitivo, le interferenze dell'ambiente in cui viviamo, e questo poi modula variamente l'espressione di questo complesso gruppo di disordini. Quindi diciamo che il compito di una società nazionale è proprio quello di raccogliere queste informazioni delle scienze di base e poi, direi in modo molto importante, quello di cercare di trasferirle, compito della cosiddetta ricerca traslazionale, trasferire queste informazioni poi, come dire, sul piano del paziente con dei provvedimenti che, diciamo, hanno subito nel tempo un'evoluzione notevole, non solo per gli aspetti del trattamento farmacologico, ma anche, come vedremo, per aspetti non farmacologici, anche innovativi e anche riabilitativi per certi aspetti, visto che il mal di testa poi si è intessuto nel vissuto di ciascuno di noi e quindi anche le modulazioni dell'ambiente, lo stress, gli aspetti psicologici sono molto molto importanti e quindi nelle interazioni tra ciascuno di noi e l'ambiente poi si modula poi variamente anche il destino di questo disturbo. E quindi, dicevo, questo è un po' il nostro compito, quello di trasferire nuove conoscenze verso il paziente e anche, essendo noi medici e come società scientifica, quello di promuovere, per quanto ci riguarda, anche in un rapporto con i sistemi sanitari regionali, promuovere insieme all'associazione dei pazienti, che in questo hanno un ruolo molto importante, come ce l'hanno anche all'estero, forse in maniera ancora più rilevante che in Italia, quello di cercare di fare un'azione sinergica per migliorare l'accesso alle cure, la qualità delle cure e soprattutto ottenere una standardizzazione, cioè che diciamo che la nostra nazione non sia distribuita in modo disuguale per quello che riguarda le cure, di questo che è un problema, la cefalea in effetti un problema di dolore cronico, lo diventa per alcuni pazienti, diventa un problema di dolore cronico che quindi deve avere, come dire, un supporto accessibile e competente nello stesso tempo. Al di là del modo diffuso di affrontare questo tipo di patologia, gioco forza, come avviene in tutte le malattie che ci siano nel paese, lei ha fatto questo cenno geografico dei istituti di eccellenza, non a caso tra l'altro la provenienza dal mondino di alcuni di voi testimonia un approfondimento evidentemente legato anche a delle risorse destinate a livello pubblico o anche privato allo studio di questa patologia in alcuni centri del nostro paese. C'è una distribuzione particolare delle zone che sono carenti rispetto a questo tipo di assistenza? Beh, direi che posso rispondere con una risposta che può essere valida anche per altri aspetti della sanità sul territorio nazionale, vale a dire le risorse ci sono e molto si può fare a costo zero con la organizzazione. E la organizzazione è un'organizzazione che deve mirare ad una integrazione. L'integrazione è con chi sta al fronte, quindi con i medici di medicina generale, il primo contatto con i pazienti, e successivamente con gli specialisti, senza però mai perdere, diciamo, un filo conduttore di comunicazione tra i differenti livelli assistenziali che sono implicati nell'assistenza e nella cura di questa malattia come anche di altre malattie. Quindi, ripeto, molto importante l'integrazione tra il medico di medicina generale e gli specialisti anche nei vari livelli di specializzazione fino agli istituti, come dire, in cui c'è
tutto un insieme di impianto, anche di ricerca su questo tipo di problematiche, che però costituiscono un po' il punto finale in cui non tutti i pazienti devono ovviamente transitare, ma solo quelli che hanno problematiche che necessitano di un approccio di secondo o di terzo livello. Questo vale un po' per tutto ed il concetto, per rispondere alla sua domanda, è quello di implementare delle reti organizzative, dove ci sia appunto un riferimento centrale, ma che ci sia una rete estesa di prossimità e di competenza specialistica vicino al medico di medicina generale, perché ovviamente questi sono disturbi piuttosto frequenti e molto rappresentati nella popolazione generale e in particolare nella fascia giovane adulta, e quindi la numerosità, come dire, no? È assai rappresentativa. E il primo interlocutore del cittadino malato è evidentemente il medico di famiglia, a cui si pone il problema: mi fa male la testa, ho la cefalea. E dunque a questa trasmissione, verso il pubblico che ci segue, interesserà soprattutto capire quali sono i primi sintomi, se si possa prevenire questo tipo di patologia e soprattutto come gestirla una volta che ne si è affetti. Lo vedete, uno dei titoli: cefalea in crescita, con il punto interrogativo, cosa fare, con di nuovo un interrogativo. Mi rivolgerei al professor Ballottini, che è direttore di neuropsichiatria infantile dell'Istituto Neurologico Nazionale Mondino di Pavia, e parleremo dunque di questa patologia anche in età evolutiva. Si dice che i giovani oggi siano impegnati diversamente dai bambini del passato, che siano molto più stimolati, a volte anche sovrastimolati, che insomma le loro abitudini comportamentali siano molto diverse. E chiedo al professore se questo possa condurre con maggiore facilità e frequenza rispetto al passato a questo tipo di disturbo, alla cefalea, mal di testa, che almeno nell'immaginario di tutti noi spesso si collega anche con una fatica, anche mentale, con un determinato stress. In crescita, credi, professore? Ma direi che ci sono dei dati generali, benché questo sia un argomento ancora di ricerca, quindi non avrei delle certezze sul fatto che, sull'ipotesi che la prevalenza della cefalea nel bambino, nell'adolescente, sia in aumento. Direi che è ancora un po' da ricercare, da capire meglio, però c'è questa considerazione generale che la patologia neuropsichiatrica in età evolutiva, come forse anche nell'adulto, in questi decenni è cambiata, cioè che abbiamo un po' meno patologie da un punto di vista psichiatrico, ad esempio conflittuali, nevrotiche, legate a problematiche intrapsichiche, un po' più problematiche invece di tipo somatizzante, quindi per esempio la psicosomatica può aumentare. Ora, non è detto che l'emicrania del bambino debba essere considerata una patologia psicosomatica, però certo che in età evolutiva c'è un forte legame tra gli aspetti psicologici e gli aspetti biologici che determinano e giustificano la crisi cefalagica. Quindi, dal mio punto di vista, proprio per le considerazioni che ha fatto lei, cioè che il bambino e l'adolescente, ma perfino a partire dalla scuola materna e dalla scuola elementare, cioè che i nostri figli vengono un po' sovraccaricati di impegni, programmi, basta esaminare i programmi scolastici che ci sono attualmente alle scuole elementari e che c'erano già 20 anni, 15 anni fa, e quelli di 30 anni fa. Sono proprio cambiati, perché si vuole sfruttare di più la plasticità del sistema nervoso centrale del bambino, quindi il bambino apprende tantissimo, dalle lingue alle leve, alle forze, agli aspetti della fisica, della chimica, della storia, ma viene un po' sovraccaricato. Scusi, professore, aggiungo, per non dire dell'utilizzo, che un tempo non esisteva, di supporti informatici. Anche di questo, quello il bambino lo fa volentieri, apprende meglio di noi in modo rapidissimo, forse per loro non è così tanto un sovraccarico, perché si dedicano volentieri a questi automatismi, però certamente c'è da parte nostra una visione del bambino in un'ottica evolutiva un po' troppo adultomorfa, un po' troppo poco rispettosa dei ritmi evolutivi del bambino, dal mio punto di vista di neuropsichiatra infantile. E quindi penso che la cefalea, se è veramente quello che è stato detto oggi al convegno, più che una malattia, diciamo un modo a volte patologico, a volte ai limiti di norma, di reagire al carico allostatico, cioè alla quantità di stress che noi subiamo nella nostra vita quotidiana e che il bambino, l'adolescente, anche se noi lo neghiamo, subisce quanto noi,
E allora si capisce di più perché forse effettivamente le cefalee siano in crescita anche in età evolutiva. D'altra parte, anche tanti anni fa erano molto diffuse. Bob Hill negli anni 60, in questo meraviglioso lavoro epidemiologico, indicava che in adolescenza il 70% degli adolescenti presenta una cefalea ricorrente, non una cefalea che lui definiva malattia, quindi una cefalea più lieve, però 70%, dava anche questo numero, poi diceva cefalea malattia in una percentuale molto più bassa del 15%. Quindi. Intanto nelle immagini vedete il congresso tenutosi a Perugia in tre diverse giornate, molto partecipato. Una domanda davvero spicciola, professor Bono: la scelta delle città come avviene, come siede dei vostri congressi? Ma avviene perché la SISC, la società nazionale, ha delle sezioni regionali e quindi c'è un po' questa consuetudine di avvicendare sud, centro e nord come sede del congresso nazionale, che attualmente ha cadenza annuale. Colgo l'occasione per dire che nell'ambito del congresso c'è anche organizzato un corso di formazione, quindi un evento formativo che si terrà domani, che coinvolgerà proprio da un lato i medici di medicina generale e dall'altro colleghi che si occupano della patologia neuropsichiatrica, diciamo infantile, o quindi specialisti dell'area dell'età evolutiva, proprio su queste tematiche. Quindi è un ulteriore diciamo aggiunto a questo evento importante. Ricordo che stiamo registrando questa trasmissione in occasione del congresso, il domani sta per la giornata di sabato 28 settembre. Con il professor Fabio Antonacci, uno dei responsabili del Centro Cefalee dell'Istituto Neurologico Mondino, istituto pavese del quale abbiamo avuto vari suoi colleghi ospiti in trasmissione a parlare di altre patologie come la SLA, come Alzheimer. Ecco, come tradurrebbe questa specializzazione particolare che fa del vostro centro un'eccellenza anche nello studio e nel trattamento di questa malattia cefalea? Ma la cefalea, diciamo, per l'Istituto Mondino è sempre stato uno dei cavalli di battaglia. Il centro è stato fondato oramai 30 anni fa dal professor Nappi, che è attualmente il direttore scientifico della Fondazione IRCCS Mondino. E poi parleremo anche del premio attribuito, intitolato proprio al professor Mondino. L'istituto quindi ha una lunga tradizione con un insieme di colleghi che si occupano di questo capitolo e che hanno, diciamo, anche un riscontro internazionale nelle varie associazioni, Federazione di Neurologia, Società Internazionale delle Cefalee e così via. Quindi abbiamo una lunga tradizione da questo punto di vista. Come lei accennava, l'occasione del congresso è anche quella per attribuire, come noi facciamo annualmente, un premio in particolare sulla cefalea grappolo. Di cui lei ci parlerà più tardi. Sì, e quindi abbiamo una lunga tradizione in questo rispetto come cefalea. Vogliamo sfiorare appena il problema: cos'è la cefalea grappolo? Cefalea grappolo è una cefalea molto particolare, è un po' più rara rispetto alle altre forme di cefalee, però è caratteristica perché ha degli attacchi molto brevi, si parla di un'ora, un'ora e mezzo, che si ripetono in maniera molto frequente anche durante la giornata. Questo tipo di patologia è particolarmente intensa dal punto di vista del dolore, un dolore molto forte, strettamente unilaterale. Il paziente, se ha la possibilità di guardarsi allo specchio quando è in piena crisi, nota inoltre che vi sono anche dei segni vegetativi particolari che spesso non troviamo nelle altre cefalee, come per esempio l'iniezione congiuntivale, l'occhio diventa rosso, comincia a lacrimare, il naso si chiude sempre dallo stesso lato del dolore, quindi è un viso allo specchio che è metà malato, effetto immediato, è un viso che è metà malato e metà sano. Questo paziente ha bisogno di un trattamento chiaramente immediato, perché i trattamenti per via orale o per altri tipi di somministrazione, se non sono immediati, il dolore è così breve che non si riuscirebbe a controllarlo, quindi è una cefalea particolare. Noi abbiamo condotto ora, lo portiamo domani durante questo congresso, uno studio per vedere un po' quelli che possono essere gli errori diagnostici nel fare questo tipo di diagnosi di cefalea a grappolo. Infatti, sia nella letteratura nazionale sia nella nostra esperienza su un grosso numero di pazienti, abbiamo osservato che spesso la diagnosi viene confusa con la nevralgia del trigemino, che è tutta un'altra patologia
che ha tutto un altro trattamento e decorso clinico. Confusa anche dai medici, lei intende dire? Anche dai medici. E questo conduce ad approcci terapeutici diversi, quindi, che possono peggiorare la condizione? Beh, non essere efficaci. Il trattamento della nevralgia del trigemino è molto differente da quello della cefalea a grappolo. Quindi, se si sbaglia all'inizio, si rischia di far assumere dei farmaci che non sono efficaci in questo paziente. Ecco, poi entreremo allora su questo argomento anche per capire bene qual è questa distinzione della quale debbono essere molto accorti, evidentemente, soprattutto i medici, proprio per non sbagliare diagnosi, quindi approccio successivo. Torneremo su questo aspetto anche per ricordare, tra l'altro, l'attribuzione del premio che è finito un gruppo di ricerca tedesco del professor Hans Christoph Deiner dell'Università di Essen in Germania. Ci dirà cosa hanno scoperto di nuovo rispetto a questa patologia. Siete 6 medici ed una farmacista. Al di là della farmacista che è con noi in quanto proprio cefalalgica, altri di voi soffrono di cefalea? Fortunati, nessuno di voi. Dunque l'unica testimone che ci dirà delle cose è la dottoressa Piperni, che fortuna sua mi diceva, l'ho guardata nel momento in cui il professor Antonacci parlava di cefalea a grappolo, non soffre almeno. No, fortunatamente, emicrania, senza aura. Senza aura perché esiste, poi esiste cerchiamo anche, di capire cos'è l'aura, cosa differenzia la cefalea con o senza aura. Allora, abbiamo fatto riferimento in apertura a dei dati molto complessivi, mondiali e continentali per l'Europa. Partiamo dal mondo, ecco, abbiamo la slide, il pannello che vediamo. Vedete che soffrirebbe, usiamo il condizionale, sono statistiche molto complessive, non sempre facili da tracciare, da mettere insieme, soffrirebbe di cefalea nel mondo il 50,5% della popolazione, quindi oltre metà della popolazione mondiale. Di questo 50,5% cefalea attensiva, in pratica la metà di coloro che soffrono di cefalea soffrirebbe di questa cefalea attensiva, capiremo poi cosa significa il termine tensiva, di emicrania, che è un tipo di cefalea, circa la quinta parte di quel totale, 11,2%, e d'abuso di farmaci il 3-4%. E andiamo al pannello continentale che riguarda l'Europa, vedete che le persone colpite almeno una volta all'anno in Europa sarebbero il 60-90%. Già questo, mettendo a confronto i due dati, ci lascerebbe capire che nel mondo più evoluto, occidentale, industrializzato prima, post-industriale poi, la percentuale salirebbe, no? Dal 50 circa del mondo al 60-90 in Europa. Dunque gli stili di vita, l'organizzazione sociale hanno una incidenza sulla patologia, su queste statistiche? In ogni momento, anche ora che vi parliamo, in questo istante, in Europa almeno 1 milione di persone sta soffrendo, secondo questa statistica di cefalea, di mal di testa. Il costo sociale è elevatissimo per l'Unione Europea, la stima è di circa un anno e mezzo fa, inizio 2012, di 155 miliardi di euro. Costo dunque elevatissimo a livello sociale, si può prevenire, si prevenisse, si spenderebbe meno evidentemente per curare queste patologie, le giornate perse all'anno di lavoro addirittura 190 milioni in Europa ogni anno di giorni perduti. Su queste statistiche qualche esagerazione, esasperazione dei dati, professor Bono? Beh, non direi, sono dati molto, come dire, grossolani e ci dicono solo che tutti quanti possiamo aver avuto una volta un mal di testa o nella vita o una volta l'anno senza che questo per noi rappresenti una malattia, quindi è un disordine tra i più comuni e basta subire qualche stress fisico o psichico, per esempio viaggi travagliati, digiuno, perdita di sonno, un po' di febbre, malessere e qualche altra tribolazione e ciascuno di noi può avere una giornata di mal di testa. Questo senza fare di noi un cefalalgico. Quindi ci sono delle cefalee occasionali e ci sono delle persone che sviluppano tuttavia nel corso della loro vita questa modalità di risposta, questo tipo di disordine in una maniera, direi, sistematica. È un disordine che tende un po' ad apprendersi, lo dico in particolare per l'emicrania, perché la cefalea a grappolo che è stata citata è una forma rara che colpisce prevalentemente i soggetti di sesso maschile, mentre le cefalee di tipo emicranico
sono appannaggio, diciamo, dell'età giovane adulta e quindi prendono in pieno l'età giovanile e la vita attiva e riproduttiva. Quindi questo disordine, se colpisce una volta al mese, una volta ogni due, magari il paziente non va dal medico e pone un rimedio, diciamo, di automedicazione. Ma proviamo a pensare, per esempio, un'emicrania che incide nella fase mestruale di una donna che lavori e che sia disabilitante, anche se c'è stato il ricorso ad uno o più farmaci analgesici in automedicazione. Ecco la perdita sistematica del lavoro, ecco la disabilità anche il giorno dopo, ecco poi crearsi una situazione che tende magari anche facilmente a riprodursi e poi a riprodursi anche per altri stimoli. E quindi questo diventa gradualmente una situazione che si trasforma in una vera e propria malattia, fortunatamente solo in una percentuale di questi pazienti. Quindi diciamo che della totalità e di questi grossi numeri, diciamo che di emicrania soffre in maniera più o meno sistematica il 7-8% della popolazione generale e che di questi solo una parte poi va dal medico o va dal medico in un certo punto della vita quando il disordine incide in maniera rilevante proprio sulla qualità della vita, essendo disabilitante anche quando si faccia ricorso ai comuni analgesici. E di qui comincia il rapporto con il medico e cominciano, diciamo, i problemi che poi per un'ulteriore quota di questi pazienti diventano problemi, diciamo, veri e propri di dolore cronico e quindi problemi di gestire una situazione che impegna fortemente la qualità di vita di questi soggetti. Bene, allora entriamo nell'argomento un po' centrale, quali sono i fattori scatenanti, dunque quali sono comportamenti, stili di vita da gestire bene per prevenire questo tipo di patologia, quali sono le condizioni anche congenite o ambientali che possono favorire lo sviluppo della patologia. È giunto il primo intervallo, ci fermiamo appena due minuti, poi riprenderemo anche con due medici che immagino nel corso della loro attività quotidiana affrontino il malato che, passato per il medico di famiglia, si risolve, visto il perdurare della patologia, ai centri specializzati. Ne parleremo dunque con il dottor Stefano Capruni del Centro Cefalee della Clinica Neurologica Ospedale di Perugia e con la dottoressa Marta Allena, con cui poi parleremo d'altro anche di approccio non farmacologico alla cefalea, centro ricerca, dicevamo, sulle cefalee della stessa Fondazione Mondino di Pavia. E poi con la farmacista cefalalgica, la dottoressa Piperni, Angela Piperni, che vive una condizione un po' particolare perché si sente proporre dei farmaci che, in quanto farmacista, conosco, lei conosce bene, si legge più di altre persone il bugiardino, decide a chi rivolgersi. Anzi, non so se con una pillola ci vuol riportare quale fu il suo primo contatto e approccio con la malattia. Io soffro un'autoterapia, essendo farmacista. Purtroppo sì, ecco. Purtroppo sì, il ricorso massiccio a un'automedicazione e quindi un trascurare l'approccio veramente giusto a questa patologia. Io per anni mi sono curata da sola e quindi ho preso antinfiammatori, antidolorifici di tutti i tipi, d'associazione, singoli, eccetera. Poi consigliavo ai miei pazienti, ai pazienti che si rivolgevano a me, di andare nei centri specialistici. Personalmente poi invece io mi curavo per tanti motivi, mancanza di tempo, ma non tanto mi fidavo di me quanto era molto comodo aprire il cassetto, prendere gli antalgici, fino a quando poi la patologia è stata così prevaricante che era impossibile gestirla con un farmaco, come dire, antinfiammatorio semplice. Ho dovuto, fortunatamente sono venuta a contatto a causa di un ricovero grave con il centro cefalee, e da lì è iniziato veramente un percorso, come dire, buono, un percorso guidato, assistito medici, e quindi un leggero miglioramento della patologia che poi si è andato, come dire, consolidando nel tempo. E poi ce ne parlerà. Lei è arrivata a scrivere questo libro, evidentemente ha sofferto profondamente questa patologia. I capitoli di quel libro, molti capitoli di quel libro sono stati scritti davanti all'ambulatorio del centro cefalee durante l'attesa della visita. Con il mal di testa in corso magari.
Beh, oddio, qualche volta sì, ma qualche volta sì per un motivo, perché lì sono proprio elencati spesso proprio gli stati d'animo e le sensazioni profonde di questa patologia, e quindi mi sembrava importante riferirle mentre magari erano in atto. In corso. E poi dopo, ecco, ripeto, davanti all'ambulatorio terminavo di scrivere queste note. Interessante e curiosa la circostanza. Ci fermiamo appena 2 minuti a Punti di Vista. Questa sera stiamo parlando, come avete visto e sentito, di cefalee in crescita, forse sì, forse no, ma cercheremo soprattutto di parlare di come affrontare questa patologia. Il congresso perugino nazionale della scorsa settimana si è occupato anche, oltre che abbiamo detto, di nuove frontiere, quindi nuovi approcci sia farmacologici che non, anche dei rischi legati all'approccio sbagliato, all'individuazione diagnostica sbagliata, ma anche all'abuso di farmaci. Abbiamo visto da quel dato che addirittura un 3-4% dei malati restano tali causa l'abuso di farmaci sbagliati. Diceva la dottoressa Piperni, l'analgesico è il primo approccio, mi fa male la testa, cerco di alleviare il dolore e spesso si continua così, peggiorando invece la situazione. Ne parleremo con i medici specialisti in studio tra poco. Eccoci, ci stiamo occupando di cefalee in crescita, ma avete visto anche un altro titolo che ci ricorda che la ricerca, la tecnologia sta conducendo a nuovi approcci di vario tipo, non soltanto farmacologici, che assegnano nuove speranze a tutti i cefalalgici, coloro che soffrono di questa malattia. Dicevamo poco fa l'esperienza di base dei medici che lavorano nei rispettivi centri cefalee dei loro istituti e che dunque diventano un po' il primo contatto di rilievo del paziente che, passato per il medico di famiglia, visto il perdurare della malattia, si rivolge ad un centro. L'esperienza personale della dottoressa Marta Allena, che opera Istituto Mondino, più volte citato, siete in 3 oggi a rappresentarlo, di Pavia. Qual è la sua esperienza? Cosa le dice il cefalalgico che arriva da lei? Esatto, allora intanto lavorando in un centro di terzo livello, quindi altamente specialistico, noi vediamo cefalee anche più rare, quindi anche meno conosciute, come ad esempio la cefalea grappolo e soprattutto le sue sottoforme, la forma ad esempio cronica e resistente anche ai farmaci. Vediamo e vedo soprattutto anche pazienti affetti ad esempio dalla cefalea da uso eccessivo di farmaci sintomatici, che abbiamo sentito prima che ha una frequenza nella popolazione del 3-4%, ma nei centri cefalee specialistici arriva anche al 70-80%, proprio perché siamo tra virgolette l'ultima spiaggia per questi pazienti, no? Perché magari anche con una storia di 20, di 30 anni di abuso, alla fine il paziente viene in contatto con noi, e dove poi viene gestito attraverso dei percorsi diagnostico-terapeutici adeguati. Il dottor Caproni invece, la sua esperienza del centro perugino, centro cefalee dell'Istituto Neurologico, abbiamo avuto spesso ospite la dottoressa Sarchielli, che ci ha riferito anche di alcuni aspetti d'eccellenza della ricerca e dei trattamenti che si effettuano anche a Perugia. Sì, nel nostro centro vediamo circa 2.500-3.000 pazienti l'anno, ormai tra prime visite e controlli, pazienti che seguiamo quindi anche da moltissimi anni, in particolare dottoressa Sarchielli, che è responsabile del nostro centro, ha appunto tra i suoi fedelissimi pazienti che vengono dal nostro centro da più di 10 anni. Oltre ad essere appunto un centro a cui accedono pazienti con forme complicate di cefalea quando l'automedicazione e il medico di medicina generale non sono sufficienti a garantire una qualità della vita sufficiente ai pazienti, abbiamo anche pazienti che accedono per la prima volta grazie al passaparola. Quindi forme di cefalea fortunatamente ancora agli esordi, che non sono assolutamente comparabili con le forme complicate di cui parlavamo prima,
ma che vogliono fin da subito impostare un iter, diciamo, sia diagnostico che terapeutico adeguato, proprio per prevenire tutte le complicanze, diciamo, le evoluzioni negative che possono esserci. E questo è importante ovviamente per noi anche per avere la possibilità di appunto trattare il quadro di cefalea quando è più facile, in quanto appunto nel caso dell'automedicazione eccessiva, un uso estremamente frequente di farmaci che secondo la classificazione della Società Internazionale delle Cefalee varia a seconda del tipo di farmaco, ma il concetto è appunto una assunzione di per tanti giorni al mese, almeno 10 o 15 a seconda del tipo di farmaco, sistematicamente fa sì che la forma di cefalea cosiddetta primaria, cioè principalmente l'emicrania senza aura, la cefalea di tipo tensivo, tenda a peggiorare in termini di frequenza, quindi arrivare a una forma cronica, quindi stabilmente sopra i 15 giorni al mese, con una modifica anche del qualitativa del mal di testa. Il soggetto che prima aveva un episodio sporadicamente, magari appunto il soggetto sesso femminile nel periodo perimestruale, una volta a settimana, comincia ad avere appunto mal di testa quasi tutti i giorni, con anche una modifica delle caratteristiche, il dolore diventa subcontinuo, vengono anche attenuati quei sintomi di accompagnamento come la nausea, il vomito, la fonofotofobia che normalmente si associano al classico episodio di emicrania senza aura, ma che poi appunto diventa una situazione difficile per il paziente, perché non sa quando trattarla, quante volte ricorrere al farmaco sintomatico, e quindi si innesca un circolo vizioso per cui il quadro appunto tende a peggiorare cronicamente. E come appunto anticipava la collega, è una frequenza abbastanza limitata nella popolazione generale, ma nel nostro centro, come negli altri centri di terzo livello, la prevalenza è molto grande, arriviamo appunto al 70-80% dei pazienti. E in questo caso bisogna diciamo approcciare un trattamento particolare, nel senso che non, in assenza di linee guida universalmente riconosciute, che quindi ci diano un algoritmo preciso, univoco di trattamento, bisogna approcciare il paziente in termini multidisciplinari. Cioè, la prima cosa è spiegare al paziente il perché del suo peggioramento, del perché della cefalea ha assunto queste caratteristiche, quindi l'educazione del paziente è fondamentale. Bisogna far capire al paziente che l'automedicazione o comunque un uso eccessivo dei farmaci che sarebbero stati anche prescritti dal medico non hanno nessun effetto positivo, anzi sono la causa del peggioramento del mal di testa. E questo è già il primo passo fondamentale. Il paziente, tramite la compilazione del diario delle cefalee, ovvero l'annotazione di ogni attacco, quando c'è stato, quando è iniziato, quante ore è durato, l'intensità che ha raggiunto, i sintomi di accompagnamento, la risposta eventuale a un trattamento sintomatico, già questo tende a far cambiare l'ottica del paziente, che diventa più disciplinato e quindi riesce a capire alcuni aspetti del mal di testa che, sebbene ormai appunto può essere presente da 30 anni, non aveva i mezzi per poter carpire. E questo si fa grazie a un punto di vista esterno, che è quello del medico, che diciamo chiede al paziente di annotare questi aspetti. E poi nei casi, diciamo, in alcuni casi addirittura è necessario trattare gli eventuali sintomi legati proprio a sospensione del farmaco, perché in alcuni casi si crea proprio una vera e propria dipendenza che va trattata farmacologicamente, a volte è necessario addirittura... Lei si occupa specificamente di questo? Anche di questo? Anche di questo, esattamente, per cui addirittura bisogna ricoverare il paziente e fare una terapia, o comunque seguirlo in regime ambulatoriale ed ospedale, e fare un regime di detossificazione, cioè il paziente va proprio trattato per favorire l'eliminazione del farmaco del determinato. Si può già parlare di intossicazione da farmaco? Allora, nella classificazione il termine usato anglosassone è medication overuse headache, dove la traduzione letteraria è quella di abuso di farmaci sintomatici. Noi tendiamo a dire uso eccessivo, appunto, che è lievemente diciamo meno brutale, però il concetto che gli anglosassoni invece sottolineano è che proprio c'è una tendenza alla ricerca del farmaco, che in alcuni casi, considerando anche il concetto di comorbidità, cioè di patologie che si possono presentare insieme al mal di testa, con un legame non di netta causa-effetto, ma che comunque diciamo può far sottendere dei meccanismi comuni fisiopatogenici, ci sono viste alcune somiglianze tra questo tipo di mal di testa, per esempio, e le malattie da dipendenza, dove la ricerca del farmaco sintomatico a volte ha dei profili che sono simili a quella della ricerca della sostanza psicoattiva, e quindi in questo tipo di pazienti non bisogna essere particolarmente presenti, dare un punto di riferimento che possa
facilitare un percorso di distacco dal farmaco che altrimenti sarebbe difficile e spesso diciamo con scarsa efficacia, anche nei casi in cui si arriva finalmente a risolvere l'abuso e quindi a tornare a un pattern episodico, cioè si ritorna al mal di testa come era prima, a volte se ci sono delle condizioni comorbidite dal punto di vista psichiatrico è più facile poter ritornare in questa complicazione. Non c'è tra di voi uno psicologo, ma c'è da credere che questa situazione di abuso da farmaco abbia anche dei risvolti di carattere psicologico, professor Bono, cioè ci si lega un po' quel farmaco che magari inizialmente risolveva in via temporanea il problema e non si riesce a staccarsene, può cadere anche questo? Certamente, direi che anche un determinato, come dire, atteggiamento o profilo di personalità fa sì che una quota di questi pazienti, oltre che a tendere ad aumentare il numero degli analgesici, anche se questi, proprio perché questi non sono più efficaci come alle prime dosi. Un po' un gioco al rialzo. Esatto. C'è anche poi questa tendenza ad un'assunzione, come dire, preventiva, anche in presenza di segni minimi. Quindi il paziente, magari anni prima, assumeva l'analgesico quando il mal di testa si era conclamato. Quando si innesca questo circuito, il paziente tende addirittura a prevenire, ad anticipare, gioca d'anticipo, diciamo. Questo è un comportamento che va evitato. E quindi assume l'analgesico anche se il mal di testa non è ancora così fastidioso, ma nella prospettiva e nel timore e nella paura e nell'atteggiamento psicologico di, diciamo, vittima predestinata di una nuova crisi. E quindi il numero dei farmaci aumenta e giustamente questi pazienti si trasformano in pazienti che hanno un abuso e una, tra virgolette, dipendenza certamente psicologica dall'uso degli analgesici, che diventa poi anche una dipendenza fisica, perché anche il fumo dà una astinenza fisica, quindi non c'è da meravigliarsi che un farmaco assunto in dosi, diciamo, pluriquotidiane, più dosi al giorno, per mesi o anni, anche se magari innocuo dal punto di vista, o relativamente dannoso dal punto di vista delle conseguenze, fegato, reni, eccetera, ma ti induce a una situazione di abuso e di dipendenza. Quindi la disassuefazione... Al di là della tossicità. Esatto, al di là della tossicità, perché anche, diciamo, l'interruzione deve essere, come dire, protetta, con dei provvedimenti farmacologici opportuni, anche per avere migliori chance di evitare delle ricadute. E quindi è una cosa che implica conoscenze e un approccio, diciamo, sistematico e strutturato. Allora, siamo a parte centrale della trasmissione, quindi giochiamoci tutto ciò che può interessare, aiutare il malato, il cefalalgico, a seguire un percorso, a gestirsi. Allora, intanto una domanda che mi viene in mente preliminare. Rispetto a quelle statistiche, nella civiltà contadina è sufficiente tornare indietro di 50-60 anni, crede che il mal di testa avesse la stessa incidenza di oggi? No, per capire come i comportamenti e i ritmi di vita giocano un ruolo. Giocano certamente un ruolo e possiamo dire che forse il numero dei casi con emicrania poteva essere, come dire, più o meno uguale, ma poi c'è il fenomeno che diventa palese e diventa palese manifesto a seconda del contesto. Quindi noi lo vediamo di più questi disordini perché? Perché innanzitutto il sistema sanitario offre ovviamente maggiori risorse, sia dal punto di vista farmacologico ma anche delle conoscenze. Una volta si diceva, con la gravidanza passa tutto, non ti preoccupare, oppure con la menopausa il tuo mal di testa passerà. Questa è un'osservazione corretta, è vero che succede così, l'emicrania si comporta così, ma il numero probabilmente è aumentato proprio in virtù del fatto che nelle società industrializzate, un po' il discorso che si faceva prima rispetto all'esposizione dei bambini e degli adolescenti a stimoli, ecco, diciamo, la nostra è una società competitiva che mette sotto pressione quindi l'individuo in una prospettiva e con modalità che continuano a cambiare mano a mano che lo sviluppo e i tempi vanno avanti. E quindi forse nella civiltà contadina
il numero di persone che esprimevano questo disturbo in una maniera tale da portarla all'attenzione della medicina era inferiore sicuramente. Possiamo parlare dunque di affaticamento, che poi traduciamo, sì, insomma, in stress di carico, che aiuta. Certo, questo è assolutamente rilevante, e poi anche l'interazione, diciamo, con varie situazioni. Non dimentichiamo che noi viviamo in una civiltà dopo la Seconda Guerra Mondiale che non ci ha portato solo gli antibiotici, ma ci ha portato i farmaci ormonali di sintesi, quindi la pillola, uno stile di vita. Noi adesso organizziamo e governiamo tutto, no? Quindi il ciclo mestruale, la cadenza delle gravidanze, possiamo governare tutto, ma poi rimaniamo vittime ovviamente di malanni che ne derivano anche da questo governo, da farmaci, quindi anche interazione tra farmaci, anche mal di testa favoriti dall'utilizzo di certi farmaci. Qualche pegno si paga. Pensi solo per esempio al numero di persone che assumono farmaci che dilatano le arterie perché hanno problemi cardiaci, coronarici, quelli magari i primi tempi che assumono questi farmaci hanno un mal di testa che prima non avevano, la pillola o altre cose, insomma, della ricca dotazione di medicine che ormai la nostra società ci offre, ecco, qualcuna di questi ha anche come effetto collaterale, certamente, un aumento del numero di persone che soffrono mal di testa. L'intreccio di fattori è piuttosto complesso, certo. Dunque stiamo capendo. Restiamo ai comportamenti. Stavo dicendo che l'affaticamento e lo stress aiutano in senso negativo, evidentemente favoriscono lo sviluppo, certo, di questa patologia. Il professor Umberto Balottin, direttore di neuropsichiatria infantile ancora dell'Istituto Mondino di Pavia, abbiamo fatto cenno a le variazioni comportamentali rispetto al passato che hanno condotto a certi impegni nuovi nella nostra civiltà dei giovani. Ecco, allora cerchiamo di capire, lei si occupa di età evolutiva, ma restando anche più complessivamente al problema insorgenza, insomma, che arrivi o meno in quella fascia di età. Ecco, quali sono dunque i comportamenti da evitare? Dovessimo tracciare una sorta di decalogo della prevenzione, affinché non aumentino le probabilità di insorgenza di questa patologia, come dovremmo comportarci? Beh, insomma, nella letteratura ci sono proprio degli elenchi di fattori da evitare di vario tipo, sia di tipo biologico che di tipo psicologico, quindi la tensione, lo stress, le stimolazioni luminose più intense. E quindi possono essere molti fattori ma credo che non si possa aiutare un bambino molto con una ricetta di fattori da evitare, si debba prendere in considerazione di più una situazione più complessa che è ben spiegata dal termine che lei ha utilizzato di intreccio, perché sono tre i fattori che intervengono nel sostenere il grilletto dell'attacco emicranico e anche nel sostenere il decorso e regolare l'esito del disturbo emicranico o cefalalgico idiopatico, e cioè da un lato dei fattori neurobiologici di predisposizione difficili per ora da controllare, che hanno a che fare anche con la genetica, non solo con la genetica, e che sono stati studiati, individuati con grande precisione in certe forme, l'emicrania emiplegica, e molto poco, invece rimangono molto poco chiare nelle altre forme più diffuse, e quindi sono fattori biologici di difficile in cui noi poco possiamo fare, tanto più che un aspetto importante per l'aiuto del bambino e l'adolescente è il dismettere l'atteggiamento adulto morfo nel ricorso ai farmaci, perché invece la risposta e la sensibilità ai farmaci in età evolutiva è completamente differente per ragioni di metabolismo, di sistema nervoso centrale, della sua evoluzione. Scusi, quindi i pericoli di abuso in quell'età sono maggiori? No, sono equivalenti quantitativamente. Abbiamo appena finito un lavoro nel 2012 pubblicato pochi mesi fa, in cui troviamo un 11% di bambini che abusano di farmaci, soprattutto FANS, quindi antidolorifici,
nella popolazione clinica di un'annata, 11%, e metà di questi sospendendo il farmaco vanno bene. Quindi non credo che sia maggiore, lì anzi prevalgono aspetti di errore e di consigli mal dati dal medico, dal neuropsichiatra, dal neurologo, in cui si danno dei suggerimenti sull'uso di farmaci contro il dolore senza precisare che non bisogna esagerare e non bisogna continuare a lungo. Quindi bisogna tener conto che i farmaci sono poco efficaci per la prevenzione nell'infanzia e nell'adolescenza, a differenza che nell'adulto, perché funzionano quasi sempre esattamente come il placebo. Quindi bisogna usarli con più parsimonia, con più attenzione, con più dubbio, scegliendo diversamente e tenendo conto della questione delle autorizzazioni ministeriali, label, non label. Quindi certamente questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è che lo stile di personalità conta molto, non solo lo stress, ma anche lo stile di personalità, perché appunto rifacendosi a vecchi lavori, tanto per citare ancora Bobbil, diceva il bambino emicranico è più triste, più angosciato, è più preciso e ordinato e soprattutto ha una più bassa tolleranza della frustrazione. Quindi ci sono questi aspetti caratteriali che non dipendono neanche dalla vita bucolica di cui uno possa fruire o meno, ma dipendono da fattori intrafamiliari, magari le prime relazioni, lo stile genitoriale, e quindi sono anche poco modificabili. Siamo in piena psicologia, no? Aspetti anche, quindi bisognerebbe avere un approccio in cui le competenze vengano integrate, in cui nell'equipe oppure nella stessa persona sono integrate delle competenze neurobiologiche, internistiche, quindi in questo caso pediatriche, ma anche psicologiche, perché non si tratta di disturbi psichiatrici gravi, ma di disturbi psicologici o di interazioni tra fattori ambientali e uno stile particolare di elaborare gli eventi, un po' in disarmonia in certi momenti della vita dell'adolescente e del bambino, tenendo conto che il bambino attraversa periodi fisiologicamente di crisi, la pubertà, il distacco dei genitori, l'inizio della scuola elementare, tanti punti sono da considerare periodi critici dello sviluppo psichico del bambino. In quel periodo, per esempio, noi troviamo molte cefalee che insorgono all'inizio della scuola elementare, mentre nelle vacanze crolla la prevalenza delle cefalee. È un'osservazione, nessun lavoro di ricerca comincia mai, da un punto di vista neuropsichiatrico infantile, durante le vacanze. E questo è assolutamente eloquente rispetto all'incidenza di quel tipo di approccio con la realtà quotidiana. Professore Fabio Antonacci, lei tornerà a parlarci tra breve di questa particolare cefalea che è quella a grappolo, ma restiamo un po' complessivamente, e quindi la sua opinione su quanto abbiamo sin qui detto, al tipo di approccio, intanto controlli e analisi diagnostici, ne esistono di innovativi per misurare il livello, la gravità, il rilievo della cefalea nel soggetto che vi trovate davanti, che vi conduca quindi poi ad un approccio più mirato? Ma noi nel campo delle cefalee siamo sempre alla ricerca di un marker che possa andare oltre quello che è l'aspetto clinico del mal di testa stesso. Cerchiamo spesso con degli studi in vari settori di identificare un qualche strumento, un qualcosa che possa aiutarci nella diagnosi, magari anche nell'approccio terapeutico. Ad oggi ci sono grossi passi avanti, specie nel settore delle neuroimmagini, che ci aiutano nel fare meglio la diagnosi e nel capire perlomeno i meccanismi che sono a monte di questo mal di testa. Scusi, neuroimmagini che è stato oggetto anche di uno degli interventi del vostro congresso. Ci spiega meglio? Ci sono foto del cervello, cos'è un TAC? Diciamo oltre l'attacco. Se andiamo oltre l'attacco, oramai siamo sul discorso della risonanza magnetica, che si fa sempre più sofisticata. Prima c'è la raffinatezza delle immagini che possiamo avere, sia nello stato normale, sia immagini funzionali di come proprio dal vivo il cervello funziona, ci aiutano a capire quali sono le zone, per esempio, del dolore che sono coinvolte prima, durante e dopo un attacco di mal di testa. Quindi questo ci aiuta a capire quali sono poi anche le aree dove certi recettori lavorano peggio nel paziente con cefalea, sia emicrania sia cefalea a grappolo, e questo tipo di approccio indirizza poi la ricerca, una ricerca che cerca di lavorare sempre su un settore di neuromediatori
che possono in qualche maniera essere poi utilizzati, bloccati o eccitati, a secondo di qual è il problema, nel trattamento dell'attacco della cefalea o nel trattamento preventivo, anche esso molto importante. Per tornare al discorso delle indagini, c'è da dire che non vi sono delle indagini particolari che un paziente deve fare, una lista della spesa prima di andare ad un centro cefalee. Occorre andare ad un centro cefalee, quindi una visita specialistica è in grado di dire, e quindi questo può anche salvare delle risorse per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, di quali sono effettivamente le indagini che vanno fatte, se va fatta una TAC, se va fatta una risonanza. Non sempre certi esami possono essere utili poi nel discorso della diagnosi o del trattamento. Quello che invece potrebbe essere utile, forse è un approccio molto più semplice, che è quello di annotare nei famosi giorni in cui si aspetta finalmente di arrivare ad un centro cefalee, annotare qual è l'andamento del mal di testa, quindi il semplice diario che noi consigliamo nella fase di prenotazione non è un tempo perso, ma è un qualcosa che aiuta sia il paziente che il medico una volta che vede questo paziente di fronte. Interessante, dobbiamo fermarci ancora, poi riprenderemo con la dottoressa Piperni, abbiamo ricordato farmacista malata di questa patologia cefalalgica, che ci, in parte lo ha già fatto, insomma, ci racconterà qual è stato il suo percorso. Mi ha colpito la frase pronunciata dal dottor Caproni quando ha detto ci sono pazienti affezionati che tornano per 10 anni, allo stesso tempo significa che evidentemente non hanno risolto il loro problema, no? La risoluzione del problema cefalea è un termine, diciamo, forse risoluzione non è un termine... È una delle domande che avrei posto allo studio, certo. Non è proprio un termine che è sempre, diciamo, idoneo, in quanto la cefalea può essere gestita molto bene, si può migliorare molto la qualità della vita del paziente, ma in alcuni casi, in diversi casi, la predisposizione ad avere gli episodi di mal di testa continua in maniera indefinita, a volte anche nell'età più avanzata della vita, per cui il paziente deve sempre continuare a mantenere quello stile di vita adeguato, a appunto evitare quelle condizioni che possono favorire l'instaurarsi di un episodio di cefalea, a seconda della tipologia di mal di testa ovviamente di cui è affetto, e magari mantenere sempre anche rapporti con uno specialista di fiducia in maniera tale da riprendere le fila qualora ci sia necessità di intervenire prima di arrivare in una forma complicata. Abbiamo anticipato una considerazione che avrei posto in chiusura di trasmissione, insomma, il malato di cefalea difficilmente riuscirà a sbarazzarsi di questo problema nella propria vita, si resta un po' per sempre marchiati, ne parleremo tra breve riprendendo con la dottoressa Piperni, tra 2 minuti appena. Il cosa fare in caso di cefalea? Il cefalalgico, ce lo ricordava poco fa nel suo primo intervento la dottoressa Piperni, farmacista perugina, che ha scritto il libro che tra breve rivedremo e del quale ci descriverà ancora meglio i contenuti, medico di famiglia, centro cefalee, e abbiamo ricordato poco fa questo termine pronunciato dal dottor Caproni, si resta un po' affezionati al medico, si va ai centri cefalee per anni e anni perché evidentemente è difficile liberarsi di questo. Certo. Questo problema, lei continua ad essere cefalalgica? Sì, ahimè. Sì, ahimè. Anche condizione se... che mi auguro sia migliorata nel tempo? Sì, sì, ecco, anche se sicuramente la mia condizione è migliorata moltissimo. Tuttavia vorrei fare un'osservazione rispetto a quello che si diceva prima, che diceva il professore. Di solito il paziente cefalalgico ha una sua struttura caratteriale precisa. Qui ho esimi rappresentanti professori che possono confermare. Il paziente cefalalgico è un paziente che ha un carattere particolare, di solito è molto preciso, vuole controllare tutto di persona, deve tenere tutto sotto controllo.
non parlo personalmente, di solito è molto intelligente, molto attivo intellettualmente, anche all'interno della propria famiglia o del proprio ambito professionale. Sono comportamenti che diventano quasi causa del problema. Esattamente, questo che voglio dire, quindi dover sempre essere presenti a se stessi in maniera assolutamente impeccabile comporta un sovraccarico, una eccitabilità neuronale, la chiamerei, così elevata che a un certo punto c'è uno stop dell'organismo e quindi si innesta il mal di testa piuttosto che una cefalea emicranica, insomma l'organismo protesta perché è troppo oberato. Personalmente mi ritrovo in questo quadro, ahimè, e quindi diciamo che... poi inviterei i medici presenti se vogliono intervenire per interpretare l'esperienza della dottoressa Di Pelli. Io parlo a livello personale. Fino a quando, e questo è fondamentale da dire ai pazienti, ai telespettatori, fino a quando non si decide di cambiare il proprio stile di vita. Cioè il paziente cefalalgico non può avere lo stile di vita, come dire, che aveva tenuto fino a che la patologia non è diventata... Che potrebbe aver provocato o aiutato lo sviluppo. Precisamente, lo stile di vita è fondamentale. Personalmente ho dovuto rinunciare a moltissime cose, che poi pian piano vengono reinserite nei momenti in cui la cefalea o la patologia è meno evidente, meno forte. Però lo stile di vita è fondamentale, l'alimentazione è fondamentale, ma non perché ci sono cibi che scatenano. Sì, ci sono anche quelli, poi loro mi correggeranno, però non è quello, è la corretta gestione del proprio fisico, del proprio organismo. Questo è fondamentale. Quando si capisce questo e quando si capisce che non si può abusare di sé né a livello fisico né a livello psicologico, comincia un percorso non di guarigione ma di miglioramento. Personalmente questo percorso io l'ho intrapreso all'interno del centro cefalee, nel rapporto meraviglioso che ho avuto con la dottoressa Sarchielli, la quale è stata un'interlocutrice fra l'altro bravissima, perché aveva a che fare ahimè con una farmacista. Quindi io ovviamente entravo in tutti i discorsi della terapia, ma non per criticare, ma semplicemente perché conoscevo le molecole, quindi dicevo, diciamo che intervenivo. Fino a quando si è creato veramente un rapporto di grande fiducia che io consiglio ovviamente a tutti. Nel senso che il rapporto con il centro cefalee è fondamentale, con il professionista è fondamentale per creare quel feeling, lo chiamerei quasi un transfert positivo, in maniera tale da essere accompagnati in questo percorso di miglioramento e si spera qualche volta anche di guarigione, cioè non è detto che se le problematiche non sono così patologicamente evidenti non si possa migliorare decisamente, quasi a vedere scomparire la propria cefalea. Personalmente non è accaduto questo, ma devo dire che riesco a tenere molto bene sotto controllo gli attacchi, si sono diradati, riesco a intervenire molto meglio, nel senso che prima aspettavo forse troppo per eseguire la terapia, adesso so bene i tempi che mi posso permettere, esattamente, e quindi ecco. Chiederei come interpretate questa esperienza appena udita della dottoressa Piperni, professor Bono, professor Balutin? Ma io la considero, come dire, un'esperienza dal vivo che ci rende conto perfettamente di quello che noi in termini più faticosi, magari scientifici, abbiamo cercato di dire fino ad ora. E vale a dire che è molto importante introdurre un cambiamento. Questo cambiamento ha alla base ciò che si diceva prima, un rapporto medico-paziente che è un rapporto di alleanza. E l'alleanza avviene su un obiettivo. E l'obiettivo non è la guarigione, diffidare dei rapporti medico-paziente in cui l'obiettivo è da questo provvedimento noi avremo la guarigione, tantomeno nel dolore. Questo può andare bene se si usa un antibiotico
dopo l'antibiogramma. Si, ma si rischia anche psicologicamente, ecco, può esatto. avere un rilievo anche l'illusione. Quindi, no? Esatto, quindi l'alleanza medico-paziente nel campo delle cefalee e direi del dolore in generale è fondamentale, ed è fondamentale che ci sia un obiettivo condiviso e che questo obiettivo sia un obiettivo realizzabile. È molto difficile poter dire ad una persona che soffre di mal di testa tutti i giorni, da oltre un anno o più, che guarirà dopo 5 settimane di cura farmacologica. Quindi, un po' come chi ha il mal di schiena, scusate il termine così di paragone, piuttosto banale, ma per far capire che dopo anche anni quello si sentisse è dire un tra un dolore mese cronico, bene. Ecco, non si può dire domani tu andrai a fare lo slalom gigante e ti sentirai benissimo con la tua schiena. Però bisogna raggiungere, come dire, condividere obiettivi credibili e soprattutto, diciamo, questa è un'operazione che noi possiamo chiamare più che una interazione tramite farmaci. Qui parliamo di una condizione di riabilitazione quasi, ottenuta in parte con il sussidio di farmaci, ma anche in parte con una relazione mirata a far cambiare che cosa? Lo stile cognitivo di una persona, che cosa vuol dire? Il suo carattere, insomma, diciamolo in termini banali, e il suo modo di fare le cose. Perché chi sta meglio non è che non fa più, non lavora più, non fa più altre cose o sta in vacanza per 6 mesi l'anno. Fa le stesse cose ma con un impatto differente su quello che è, diciamo, la propria struttura fisica e psichica. E quindi chi è più disposto geneticamente ad avere il mal di testa deve stare, come dire, essere ancora più conscio del fatto che l'impatto che su di lui avranno gli eventi, le circostanze, il suo modo di vivere la realtà, questo impatto sarà molto importante. Poi questo in che cosa si traduce? In cose molto concrete. La dottoressa ce l'ha detto fra le righe. Un certo modo di avere cura di sé, e sia cura di sé quando si tiene un po' alla propria salute, piuttosto che a non buttarsi nell'agone per realizzare ciò che noi vogliamo essere, perché è un po' questo che noi facciamo nella vita, almeno per una parte della vita, cerchiamo di realizzare ciò che noi vogliamo essere. E quindi in questo tentativo noi buttiamo molte energie. Bisogna fare le stesse cose, ma con uno spirito, diciamo, differente. Cosa aggiungono su questo percorso i professori Balutin e Antonacci? Ma io aggiungerei innanzitutto che sono d'accordo su quanto è stato detto e mi trovo veramente in sintonia con quanto la dottoressa Biperni ha detto. Aggiungerei che forse, a differenza che nell'adulto, per l'età evolutiva i dati sull'evoluzione sono più ottimistici, perché se anche ci limitiamo allo studio indice e più importante di Bob Hill, che ha studiato per 35 anni, forse anche più, una popolazione di 73 bambini con una grave malattia emicranica, troviamo che in adolescenza il 60%, quindi 6 su 10, sono guariti, non hanno più cefalea. E 30 anni dopo il 42% sono senza cefalea. Quindi nell'età evolutiva evidentemente c'è un mix in cui fattori ambientali, fattori familiari possono essere ancora modificati e nonostante una neurobiologia, diciamo, a sfavore, si può uscirne. Quindi io sarei un pochino più ottimista se si interviene in modo netto su questo intreccio di fattori. Per quanto riguarda gli aspetti psicologici e il cambiamento di stile di vita, direi che sono molto d'accordo sulla lettura che ha fatto il professor Bono sulla necessità di ridurre la tensione verso i propri obiettivi, di cambiare atteggiamento e stile di vita. Soltanto che questo non sempre può essere fatto soltanto perché ci viene insegnato o detto, a volte c'è bisogno di un aiuto più specifico e i lavori di letteratura, anche meta-analitico, lo dimostrano per l'età evolutiva, come gli interventi di tipo psicologico, dal biofeedback al rilassamento, anche ora ci sono dimostrazioni sulla psicoterapia psicodinamica, possono modificare il decorso. Quindi sono completamente d'accordo, che è stato concetto che è stato ripetuto da tutti, che la relazione medico-paziente sia fondante per il cambiamento del quadro di disturbo di tipo cefalalgico. E vorrei ricordare una citazione di Oliver Sacks, che non so riferire a memoria perché è troppo lunga, ma Oliver Sacks nel suo
lunghissimo e a volte un tantino noioso libro sull'emicrania, scrive che il paziente emicranico, e questo vale ancora di più per il bambino, non ha bisogno tanto di essere studiato, di essere osservato, di essere diagnosticato, di essere riempito di farmaci, ma ha soprattutto bisogno di essere ascoltato. E questo è un concetto che poi la dottoressa Piperni, se le sarà data ancora la parola, può chiarire rispetto al lavoro che fa davanti al centro per la cefalea di Perugia, che mi è sembrato di un grandissimo... Cioè, va capito meglio, va fatto esprimere, sì, per esatto, capirlo meglio. Un grande interesse. Certo. Sono Tornacci. Io volevo aggiungere qualcosa sempre in tema di stile di vita. Vorrei sfatare un po' questo che è la credenza che magari certe sostanze alimentari o certe bevande in tutti i poveri pazienti emicranici sono un tabù. Noi dobbiamo identificare l'elemento innanzitutto, perché non tutti i pazienti hanno come tabù il cioccolatino di Perugia, il salame dell'Oltrepò Pavese o un bel bicchiere di Lambrusco. Lei ha citato tre alimenti che nella nostra immaginazione si dice possano favorire. Potrebbero essere colpevoli di un mal di testa. Ogni paziente deve individuare un fattore temporale fra l'assunzione e l'esposizione a un determinato alimento e il conseguente scatenamento di una cefalea. Misurarsi, insomma. Sì, perché se a questo paziente che ha già certe problematiche cominciamo a limitare tutta una serie di alimenti e di bevande che fanno parte un po' della nostra cultura, chiaramente la sua qualità di vita ne risente. E poi c'è anche un discorso di stile di vita legato a quello che è l'andamento della sua settimana lavorativa, per esempio. Noi vediamo che tanti il sabato e la domenica, se si premiano con un'ora di sonno in più, la pagano in termini di mal di testa. Quindi questo tenere costantemente un livello di tensione elevato, che poi deve passare a giornale e pantofole il sabato e la domenica, sicuramente può essere un fattore. Quindi lì bisogna agire perché cercando... Perché esiste anche, mi scusi, la cefalea del fine settimana, proprio per chi cambia improvvisamente ritmi. Sì, ma c'è anche la cefalea del primo giorno di ferie, perché andando in ferie per i primi due giorni non si fa più niente. Quindi bisogna cercare di mantenere, non dico lavorare 7 giorni su 7, ma sicuramente un impegno mentale di altre situazioni da fare, mantenere uno stile di vita il più costante possibile sui 7 giorni. Quindi il ritmo alimentare, il ritmo dell'assunzione per esempio dei caffè, il ritmo sonnoveglia, devono cercare di rimanere più o meno gli stessi in modo da togliere questa situazione di troppo o di poco a cui più spesso il paziente emicranico è esposto. Altro aspetto molto interessante, dottoressa Marta Lena, con lei tra breve parleremo di percorsi terapeutici non legati al farmaco e siamo molto curiosi di ascoltarla. Intanto, per la sua esperienza ancora su questi argomenti, cosa vorrebbe aggiungere? Sì, io vorrei aggiungere sul concetto proprio di rapporto medico-paziente, quindi di questa relazione, stretta relazione. Ad esempio, noi abbiamo dimostrato che sui pazienti con la cefalea da uso eccessivo di farmaci, questo migliora la prognosi dei pazienti e riduce anche il rischio di recidive, perché questi pazienti dopo il trattamento che viene fatto, come ha spiegato il collega, in regime di day hospital o di ricovero, migliorano, quindi la maggior parte di questi migliora, ma entro un anno dal trattamento di disintossicazione c'è un rischio molto alto di recidiva, quindi di ritornare ad abusare del farmaco e quindi poi ad avere una cefalea cronica. E noi abbiamo proprio dimostrato che un stretto contatto medico-paziente, anche migliorato attraverso uno studio anche che abbiamo fatto finanziato dalla comunità europea, che si chiama Como Estas, che ha coinvolto anche dei centri non solo europei ma anche dell'America Latina, abbiamo dimostrato proprio che anche attraverso un sistema informatico, quindi per migliorare proprio l'interazione medico-paziente, possiamo anche migliorare la prognosi di questi pazienti. In effetti la percentuale di recidive e quindi il miglioramento, diciamo così, della cefalea è decisamente più alta. Lei è una donna, sì. Così come la Piperni, lo dico perché tra breve ascolteremo un'intervista con Rossella Nappi, che immagino conosciate, che ha partecipato a questo vostro congresso che abbiamo intercettato nella giornata di giovedì, è membro scientifico dell'UCAD, che è una istituzione, una fondazione interuniversitaria che mette insieme l'Università di Pavia, Istituto Oncologico Mondino stesso, l'Università in Subria, Fondazione Macchi di Varese, a cui hanno aderito anche altre università, Roma, Pisa, Ferrara, della Calabria, eccetera, che ci dirà come l'incidenza nella donna della cefalea sia grossomodo tripla
rispetto a quella... Sì, c'è una netta prevalenza dopo la pubertà, diciamo così, nelle fasi attive della vita, proprio della cefalea nel sesso femminile. Differenza che poi, diciamo così, si riduce infatti dopo i 50 anni, quindi è molto simile tra i due sessi. E questo appunto sembra essere legato anche a dei fattori ormonali, come penso vi abbia anche spiegato la professoressa Nappi. La Nappi che ci parlerà di uso della pillola contraccettiva e quindi l'influenza di questo trattamento terapeutico rispetto alla cefalea. C'erano delle credenze sfatate, sembra che la cosa si diriga in un versante diverso, l'ascolteremo tra qualche istante dopo aver sentito anche il dottor Stefano Caproni su questi aspetti. Sì, il rapporto medico-paziente è fondamentale e devo dire che non sempre abbiamo la fortuna di avere soggetti che si rivolgono a noi come la signora Piverni, per cui a volte è difficile, specialmente quando il paziente ha una lunga storia di mal di testa, instaurare questo tipo di rapporto, perché il rischio è che vada da una situazione in cui in famiglia, nella società o nel medico di base si venga diciamo riferiti come ma se c'è un po' di mal di testa ma che sarà mai, a un centro che ovviamente deve essere attrezzato per gestire tutti quanti gli aspetti, a volte anche con dei ritmi abbastanza pressanti, per cui si chiedono una serie di informazioni per cercare di incasellare il disturbo o i disturbi del paziente grazie per esempio appunto alla classificazione internazionale, per fare la diagnosi più corretta possibile e quindi anche improntare il trattamento più utile. Però non sempre questo è facile, perché c'è questa disequilibrio improvviso che si crea nell'interesse del paziente, che nei confronti del paziente, che lo porta anche a essere non dico diffidente ma difficile da incasellare appunto in una categoria ben precisa. A volte bisogna discutere con alcuni pazienti, alcune maschi o femmine, per cercare di limare quegli aspetti che ci permettono una diagnostica differenziale, per esempio tra un'emicrania senza aura o un'altra forma di cefalea primaria, e quindi il rapporto medico-paziente è fondamentale, ma va guadagnato. Si guadagna avendo, ovviamente, cercando di sviluppare una empatia di base verso questo tipo di paziente, ma anche dedicando il tempo e diciamo delle risposte che facciano capire al soggetto che si sta facendo ovviamente il suo interesse, ma specifico, cioè cerchiamo di fare come il sarto un abito su misura caso, e non un trattamento di default, ok, fai questi esami, fai questo diario, prendi queste medicine e ci rivediamo fra 3 mesi. Si rischierebbe di combattere male, di usare strumenti eccessivi o invece l'esatto contrario per la soggettività, rispetto alla soggettività del paziente. Allora, abbiamo fatto riferimento alla professoressa, andiamo ad ascoltarla, Rossella Nappi, che ci parla, intervistata dalla nostra Noemi Campanella, ha partecipato anch'essa, abbiamo ricordato, al congresso perugino, di uso della pillola contraccettiva e di conseguenze rispetto alla cefalea. Sentiamo. Dottoressa, che tipo di incidenza ha questa malattia nella popolazione femminile e maschile? Che differenza c'è? L'emicrania si declina al femminile. Perché? Perché il rapporto uomo-donna è di circa 3-1, soprattutto negli anni che vanno tra i 20 e i 50 anni, cioè nell'arco della vita fertile della donna. Si calcola che circa il 20% delle donne, dall'età del menarca, cioè della prima mestruazione, fino all'età della menopausa, all'ultima, può avere emicrania. E invece i maschi sono intorno più o meno al 7-8%. Ecco, che tipo di incidenza ha, parliamo della popolazione femminile, la pillola contraccettiva, nelle cui controindicazioni viene indicata proprio la cefalea, tra i malesseri che può provocare? Di pillole contraccettive ce ne sono tante, contengono varie dosi di estrogeni e di progestinici, e noi sappiamo che la pillola di per sé può peggiorare il mal di testa, soprattutto l'emicrania, in chi già ce l'ha. Può talvolta causare dei sintomi più severi che noi definiamo aura, sono dei sintomi visivi, sono dei sintomi che possono dirci che il cervello è più sotto scacco da un punto di vista vascolare,
Talvolta invece la pillola può fare venire emicrania solo per la prima volta nella vita, e questo capita in genere in quella cosiddetta pausa, che può essere di 7 o 4 giorni, che è lo stop che la donna deve fare nel suo numero di pillole per poter indurre il sanguinamento. È uno dei motivi per cui facciamo ricerca per trovare strategie nuove di contraccezione per quelle donne che ne necessitano e per evitare che possa comparire l'emicrania. Purtroppo esistono patologie come l'endometriosi, come la sindrome dell'ovaio policistico, come alcune forme di dolore mestruale severo, che davvero necessitano di una terapia estroprogestinica. Dunque, se la donna è anche emicranica o se le pillole inducono emicrania, noi dobbiamo trovare strategie alternative. E una buona strategia alternativa appare essere oggi quella che una volta veniva definita mini pillola, oggi la chiamiamo POP. Cosa significa POP? Contraccezione soltanto progestinica, quindi libera da estrogeni. Ecco, come vengono utilizzate queste pillole di nuova generazione? La pillola solo progestinica è stata inizialmente inventata per le donne che allattano, che hanno un maggior rischio tromboembolico, non possono prendere estrogeni, altrimenti bloccherebbero l'allattamento. Quindi è una pillola sicura. Le linee guida ci dicono che non modifica il rischio cardiovascolare. E abbiamo visto che queste pillole stabilizzano i livelli di estrogeni che la donna produce da sola, non danno pausa e garantiscono una costanza di livelli ormonali che sfavorisce, diciamo così, l'insorgenza dell'emicrania in sé, ma soprattutto non peggiora il rischio vascolare quando le donne hanno aura. E dunque può essere quell'arma in più che noi possiamo offrire alle nostre pazienti per coniugare le problematiche ginecologiche, quindi i dolori di pancia con i dolori di testa. Tra le controindicazioni contenute sia nelle pillole normali di vecchia generazione che nelle mini pillole c'è comunque l'aumento del peso, insomma altre sintomatologie piuttosto importanti per le donne. Con questa nuova soluzione questo problema viene eliminato oppure persiste ancora? Eliminarlo completamente è difficile, perché comunque gli ormoni manipolano sempre un pochino il corpo della donna. Sarebbe una falsa promessa, però ricordiamoci che è il contenuto di estrogeni che stimola moltissimo la ritenzione idrica e stimola tutti quei fattori del fegato che ci permettono, diciamo così, di non smaltire in modo sufficiente alcune molecole dal sangue che condizionano poi un aumento di peso. Quindi una pillola solo progestinica può non modificare il peso corporeo, e i dati vanno in questo senso. Abbiamo toccato anche questo aspetto diverso del peso corporeo in corso di assunzione di pillola contraccettiva. Allora, le due rappresentanti in studio del mondo femminile, Angela Piperni e Marta Allena, cosa dite di quanto ascoltato? Mi sembra delle osservazioni importantissime. Molte donne si trovano a combattere, ahimè, anche in questo caso con le loro cefalee da interruzione di pillola piuttosto che una cefalea premestruale. Sono molte le ragioni per le quali può insorgere una cefalea. In questo caso devo dire non posso entrare nel merito, però penso che questa pillola soltanto progestinica possa dare sicuramente una mano alla problematica della cefalea da interruzione proprio della pillola. Che può condurre anche dunque ad una terapia particolare proprio finalizzata alla cefalea? Professore, dico una cosa banale forse. In che senso? Sì, per alcune donne questa può essere una misura, cioè lo shift da un trattamento estroprogestinico ad un trattamento solo progestinico può essere una misura per migliorare quello che è la problematica della cefalea mestruale nelle pazienti che assumono la pillola per ragioni contraccettive, ma anche, come ha detto molto bene la ginecologa professoressa Napi, anche per ragioni di malattie ginecologiche endocrine per le quali la pillola estroprogestinica è un'indicazione specifica. Ecco, queste stesse malattie possono essere comunque curate, continuare ad essere curate con questa differente formulazione, con questa pillola esclusivamente progestinica. Dottoressa Allena, ha una casistica di riferimento? Beh, posso confermare quello che è stato detto. Esistono delle donne che hanno proprio una cefalea che viene chiamata mestruale pura, cioè che hanno le crisi proprio nei due giorni precedenti il flusso mestruale, e
nei 3 giorni successivi e magari hanno solo quella crisi al mese di emicrania. Questo significa che agendo a livello ormonale con delle modifiche ormonali di questo tipo che abbiamo sentito, è possibile migliorare la gestione di questa singola crisi, che però può essere disabilitante e quindi interferire con la vita attiva della nostra paziente. Tra poco dovremo fermarci, poi con lei parleremo di questi percorsi lontani dal farmaco, approcci non farmacologici. Allora, restiamo su aspetti complessivi che diventano poi dei consigli rispetto al malato, al cefalalgico. Le nuove frontiere della ricerca. È pensabile che si arrivi ad una tecnologia, ho sentito parlare, entriamo in questo ambito, di microchip, allora del loro utilizzo, e poi vediamo se le molecole possono essere migliorate, se ne potranno scoprire delle altre, insomma cosa bolle nella pentola della ricerca mondiale, evidentemente, professor Bonno. Ma dunque, io vorrei fare una breve premessa. Nella ricerca mondiale ovviamente la tecnologia e l'impegno delle tecnologie ci propone una rilettura di conoscenze magari raggiunte nel passato con ottiche e con strumenti differenti, ma alla fine la scienza dell'uomo e della salute ci viene offerta sempre in termini di anatomia e di funzionamento, quindi nella ricerca tecniche molto sofisticate tecnologicamente, sia per le immagini da una parte, dall'altra parte per la biologia molecolare, però ci offrono, come dire, un approccio diverso, ovviamente molto avanzato, però alla radice ci sono le problematiche di cui abbiamo discusso. La ricerca delle tecnologie non deve essere esasperata e non deve essere, diciamo, non guidata quando il paziente si mette troppo spesso di fronte al suo problema di cefalea da solo e dice: ah, io ho fatto la TAC ma non ho ancora fatto la risonanza magnetica e allora devo fare anche questo esame per capire meglio il mio mal di testa. Ecco, io dico spesso è meglio una visita in più che un esame non motivato. Poi il problema dell'appropriatezza. Esatto, perché ovviamente noi siamo anche qui a difendere un sistema sanitario regionale che deve, come dire, impegnarsi un po' di più per non disperdere le risorse che sono in modo mirato. Quindi ci deve essere un utilizzo razionale ed economico delle risorse e molto di quello che si produce nell'ambito delle società scientifiche è mirato, come dire, a curare bene, ma a, diciamo, in un'ottica di semplificazione e di obiettivi mirati, perché altrimenti c'è la dispersione, c'è la medicina difensiva, c'è il pensare che un esame in più possa tranquillizzare il paziente e però in questo modo si induce poi anche un eccesso, come dire, di diagnosi, un eccesso di spesa sanitaria immotivata e quindi questa cosa va gestita. Quando la cefalea è un problema deve essere affrontato con il proprio medico e poi il proprio medico indirizzerà, visto che si parlerà di percorsi, verso un ulteriore riferimento se ce n'è di bisogno. Se non ce n'è di bisogno, il suo dovere è quello di identificare in modo elementare il tipo di cefalea di cui soffre il suo assistito e di prescrivere una terapia farmacologica e alcuni consigli. Per i pazienti in cui la cefalea è un problema, il medico indirizza verso lo specialista di riferimento del territorio, che sarà il neuropsichiatra infantile, che sarà il neurologo competente per il territorio, che sarà una neurologia territoriale o ospedaliera e poi, e qui arriveremo al famoso percorso, diciamo, di sempre maggiore complessità, se ci sono, ovviamente qui i numeri si riducono in maniera esponenziale, casi di particolare impegno diagnostico o terapeutico, è giusto che accedano ad un livello superiore di competenza. E qui penso che la dottoressa Lena, certo, ci potrà spiegare meglio quelle che sono le prospettive di un impegno tecnologico mirato però all'aiuto e all'interferenza con problematiche molto particolari, perché un impegno tecnologico elevato vuol dire anche spesa elevata, quindi noi non dobbiamo sprecare anche l'informazione che noi diamo dicendo che tutti i pazienti che hanno un problema di mal di testa staranno meglio
o avranno comunque una risoluzione tantomeno dei loro problemi con una metodica costosa e impegnativa e di alto profilo tecnologico, ma che questo è riservato ad una, diciamo, piccola percentuale di pazienti in cui questi interventi efficaci, quando validati, sono dedicati sulla base di criteri di accesso molto, certo, ma molto, certo, stringenti. Quindi determinate cefalee non risolte in altro modo possono accedere a questo tipo di approccio, di cui parleremo tra breve con la dottoressa Allena, ad esempio i neurostimolatori, tra questi i microchip che citavo poco fa. Ci fermiamo, ultimo intervallo, e avremo l'ultima parte, più breve delle precedenti, di questa trasmissione dedicata a questa patologia. A tra poco. Ultima parte di Punto di Vista dedicato alla medicina questa settimana. Stiamo parlando di cefalee sulla scia di un importante congresso nazionale che si è tenuto a Perugia. Ci siamo lasciati poco fa parlando di approcci, abbiamo più volte citato questo termine, non farmacologici. Dunque si parla di nuove tecnologie? Abbiamo con il dottor, con il professor Bono, parlato di neurostimolatori, microchip tra questi? Non solo tra questi microchip, ho anche neuromodulatori non invasivi, ovvero delle tecniche che possono modulare l'attività cerebrale di alcune strutture, l'attività di alcune strutture cerebrali che sono coinvolte poi nella patogenesi delle nostre cefalee. Significa fare cosa? Affidarsi ad una macchina? Non proprio, significa che per alcune forme di cefalea altamente resistenti e comunque rare sono state proposte proprio dei microchip, ovvero degli elettrodi stimolatori che vengono applicati in alcune aree cerebrali. Ovviamente si era partito da tecniche più invasive come la stimolazione cerebrale profonda a livello ipotalamico nella cefalea a grappolo ad andamento cronico, ma si è visto che microchip meno invasivi, quindi ad esempio disposti, posizionati sottocutanei, risultano ad esempio a livello del nervo grande occipitale, che è un nervo che si trova sulla regione cervicale, e che risultano essere avere un'efficacia similare ad esempio ad una stimolazione cerebrale profonda sempre nella cefalea a grappolo cronica. In altri casi abbiamo ad esempio quest'ultimo microchip che è sempre uno stimolatore che viene posizionato a livello del ganglio sfenopalatino, che è una struttura, che sembra essere una struttura coinvolta nella patogenesi della cefalea a grappolo, ma anche sembrerebbe nell'emicrania, perché va a interagire con il sistema trigemino cervicale, che è quello che interessa la nostra emicrania. E questo piccolo stimolatore viene attivato attraverso un telecomando dato in dotazione al paziente, che viene attivato durante l'attacco acuto di emicrania, quindi una terapia sintomatica. Si è visto però in questi pazienti, ad esempio con la cefalea a grappolo cronica, che l'utilizzo continuo e regolare di questo stimolatore, quindi attraverso il telecomando, ha portato anche una riduzione della frequenza delle crisi, quindi ha un effetto anche di profilassi, di prevenzione per la nostra cefalea. Tant'è che adesso queste tecniche di neurostimolazione, che è vero che vengono proposte per cefalee più resistenti e quindi anche più rare, diciamo così, sono studiate anche invece in cefalee un po' meno disabilitanti e meno rare, come può essere ad esempio l'emicrania cronica o l'emicrania ad elevata frequenza. Sta partendo infatti uno studio al centro cefalee di Pavia proprio per applicare questo microchip nel ganglio sfenopalatino in pazienti con un'emicrania a elevata frequenza, quindi proprio per verificare l'efficacia anche in cefalee non strettamente. Ricordava il professor Bono che evidentemente queste terapie hanno dei loro costi piuttosto elevati per il, esatto, sistema sanitario.
sanitario, dunque lì si possono applicare microchip o altri neurostimolatori soltanto in casi evidentemente fortemente resistenti, insomma di rilevata gravità. Sì, poi ci sono accanto ai microchip proprio delle tecniche invece di stimolazione cerebrale, come la un po' più magari meno conosciute, ma la stimolazione magnetica transcranica o la stimolazione a correnti dirette, dove vengono applicati anche solo degli elettrodi a livello della corteccia cerebrale che trasmettono ad esempio una corrente a bassa intensità, ma che vanno a stimolare e a modulare l'attività ad esempio eccitatore di alcune strutture cerebrali, quindi in questo modo possono agire anche nelle cefalee, ad esempio una di queste è stata provata anche nell'emicrania con aura, quindi una cefalea anche frequente, quindi non necessariamente, e non è assolutamente né invasiva e anche poco costosa. Questo possiamo dire. Una curiosità rispetto a questi percorsi, il Sor Bono, anche il Sor Antonacci, c'è fiducia o anche un po' scetticismo in questa invasione delle macchine, microchip che potremmo applicare al nostro corpo un giorno, direbbe Julius Verne, per magari risolvere ogni tipo di malattia? Ma diciamo che la medicina ha nel suo bagaglio questo tipo di provvedimenti per tutta una serie di altre condizioni o malattie. Certo. Per esempio l'utilizzo di stimolatori del nervo vago posizionati diciamo intorno alle proiezioni inferiori di questo nervo, quindi intorno al collo. È una sorta di massaggio, insomma. È una metodica che viene usata, per esempio, per il controllo delle crisi epilettiche non responsive sufficientemente alla terapia, già da moltissimi anni, con un numero di soggetti che hanno avuto un vantaggio, direi, che supera in Italia le centinaia di persone negli ultimi, ripeto, 20, 25, 30 anni. La neurostimolazione, per esempio la stimolazione magnetica, come metodica aggiuntiva alla riabilitazione in chi per un ictus ha perso la parola, è una metodica che viene e che può essere utilizzata, e così via. Quindi noi siamo abituati. Di fatto il pacemaker che regola o diciamo ovvia gli inconvenienti di chi ha sviluppato un'aritmia completa, o il defibrillatore, salvandogli la vita, è una metodica, certo, di stimolazione. Quindi qui siamo in un campo di applicazione di tecnologie, diciamo di trasferimento con vari luoghi di impianto. Ci sono oramai disponibili apparecchi di stimolazione, come si dice, transcutanea, che si applicano al collo e vicino a questi che sono i terminali nervosi del sistema di produzione e proiezione del dolore, quindi il sistema trigemino cervicale. Ci sono degli stimolatori esterni, quindi con cui ci si può stimolare all'inizio della crisi, e un certo numero di pazienti hanno un beneficio da questa metodica. In pazienti con cefalee croniche, con problematiche quindi di dolore cronico, con anche, diciamo, più o meno preponderante componente cervicale, certamente l'impianto stabile, fisso, di elettrodi sottocutanei, quindi con interventi mini-invasivi di elettrodi cervicali, è in grado di, come dire, dare un impulso di fondo che maschera quella che è la possibilità di esprimere il dolore nel suo parossismo, nella, diciamo, proiezione dal cervicale verso le zone trigeminali, e quindi produrre cefalea, e così via. Quindi abbiamo un insieme davvero, diciamo, molto ampio di provvedimenti, ivi inclusi anche provvedimenti di tipo locale, quali per esempio, non se ne è parlato, ma anche l'utilizzo della tossina botulinica è un'acquisizione recente dal punto di vista del licenziamento da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, con un'indicazione specifica nella cefalea cronica, farmaco resistente, e anche questo è un ulteriore provvedimento, un trattamento farmacologico piuttosto recente, non se ne è parlato al congresso, certo, tra l'altro, ma topico, e cioè che si locale, fa localmente, un po' con analogie con altre situazioni in cui la tossina botulinica per uso medico viene utilizzata. Bene, quindi le nuove tecnologie e l'innovazione anche farmacologica non potranno che aiutarci. Evidentemente ci leghiamo con la cefalea a grappolo, ci ricordava Allena che anche questi neurostimolatori possono avere un'efficacia per quel tipo particolare, fortunatamente piuttosto raro, no? di cefalea molto rilevante in quanto a dolore e invasività. Sì, è una cefalea estremamente importante. Noi presentiamo proprio i dati in questo congresso
su quelli che possono essere gli errori diagnostici e un po' terapeutici relativamente alla cefalea a grappolo. Ne avevamo sentore, però ancora non avevamo i numeri effettivamente di come andava il fenomeno. Noi abbiamo potuto osservare su una popolazione abbastanza estesa di soggetti come addirittura ci vogliono 4 anni in media per rivolgersi a un centro cefalee. Nel 30% dei soggetti di questa popolazione addirittura ci vogliono 10 anni prima di arrivare ad un centro cefalee. In media ne occorrono 5, se consideriamo tutti questi pazienti, 5 anni per poter avere una diagnosi. Abbiamo osservato che ci vogliono talvolta più di 2 medici per arrivare alla diagnosi di cefalea a grappolo. Quindi questi dati ci fanno capire come in effetti la situazione vada un attimo tenuta sott'occhio. Dal punto di vista delle indagini abbiamo visto che prima di andare in un centro cefalee e rivolgersi a un medico, il 70% dei pazienti esegue degli esami strumentali talvolta inutili, quindi questo è importante. E magari questa mancanza di informazione che noi cerchiamo di stimolare... Ma che attiene quindi il medico di famiglia, di base? Sì, anche il medico di base, che è molto importante in questa filiera di chiudere la diagnosi. Abbiamo visto che questi pazienti talvolta vanno nell'automedicazione nel 30% dei casi, quindi con metodiche completamente inutili, talvolta costose, a volte anche invasive. Il discorso fai da te. Quindi qual è la sostanza di questa indagine che adesso ci ha dato proprio la dimensione del problema? Occorre informazione al paziente su quello che sono i sintomi e dove devono portare questi sintomi. Occorre formazione per quanto riguarda i medici, perché talvolta si arriva a vari specialisti e la diagnosi talvolta, come dicevamo prima, è quella di una nevralgia del trigemino, è quella di una sinusite, che hanno un decorso clinico e farmacologico completamente differenti. Quindi per ovviare a queste situazioni fuorvianti che ritardano poi la diagnosi vera e propria, è importante che ci sia una formazione alla base. Noi abbiamo osservato che addirittura tanti di questi pazienti non vengono trattati antecedentemente con i farmaci specifici per questo tipo di cefalea, che sono dei farmaci unici, non sono gli stessi dell'emicrania. E talvolta abbiamo visto che in una piccola percentuale dei casi, nonostante sia fatta la diagnosi, vi sono ancora dei pazienti che non vengono trattati con i farmaci più appropriati di prima scelta per questo tipo di patologia. Le chiedo, il gruppo di ricerca tedesco dell'Università di Essen, che si è aggiudicato il premio di cui dicevamo, premio Giuseppe Nappi del Mondino di Pavia, cosa ha scoperto di nuovo? Domani consegneremo questo premio. Questo premio è arrivato alla sua 10ª edizione. È un premio che risale un po' a quella che è la tradizione del Centro Cefalee di Pavia. L'anno scorso, nel mio ultimo anno di presidenza della Federazione Europea delle Cefalee, ho ottenuto l'egida della Federazione stessa su questo premio e il riconoscimento al professor Nappi, a cui è stato poi intitolato, per le sue ricerche che ha fatto, condotto in questo settore, che ha sviluppato poi negli anni e che continua ancora a pilotare con un'energia veramente incredibile. Questo premio ha una cosa di particolare, c'è una giuria internazionale che valuta il miglior lavoro prodotto e pubblicato l'anno precedente. Quindi questo gruppo tedesco ha prodotto un lavoro riguardo alla soglia dolorosa, un lavoro di neurofisiologia che valuta una soglia dolorosa che hanno osservato abbassata nei pazienti con cefalea a grappolo rispetto ai soggetti normali, abbassata durante il periodo di dolore rispetto alle pause libere e in ogni caso abbassata dal lato del dolore rispetto a quello che è il lato sano. Quindi si va verso un marker. Un marker, ripeto, questa soglia del dolore che forse richiama un po' i primi lavori che aveva condotto il professor Nappi sul riflesso di ammiccamento proprio tipico che era alterato in questi pazienti già diversi anni fa nella cefalea a grappolo. Dottore Stefano Caproni del Centro Cefalee di Perugia, abbiamo sentito, lo ha ribadito per ben 2 volte il professor Antonacci, di questa difficoltà spesso nel diagnosticare la cefalea, la tipologia di cefalea che va aggredita in modo diverso, evidentemente con il rischio che si segua un percorso terapeutico, che sia farmacologico o non, sbagliato. Ecco, come vi comportate, quali sono i vostri percorsi, i vostri approcci nella clinica perugina? È fondamentale quando arriva il paziente comunque cominciare con quella che si chiama anamnesi, ovvero raccolta della storia clinica del paziente dall'inizio.
perché sia il paziente che appunto viene in una fase iniziale della cefalea, sia il paziente che sono già diversi anni che vuoi per ritardo nell'accesso al centro di, idoneo, oppure perché aveva fatto dei passaggi con specialisti diversi, ha già appunto fatto esami e terapie diverse, bisogna comunque fare una storia che sia quanto più completa affinché i criteri clinici del mal di testa, un attento esame obiettivo generale neurologico, ci possa poi fornire già indizi diagnostici fondamentali. Già questo passaggio, che può sembrare di per sé poco tecnologico, ma sicuramente deve essere sistematico, ci può aiutare nell'indirizzare la diagnosi verso, nella stragrande maggioranza dei casi, verso diciamo nella direzione giusta. Ovviamente poi abbiamo a disposizione sia esami strumentali che laboratoristici che ci permettono di definire la diagnosi e soprattutto diciamo, cosa che è più importante per il paziente, al di là di diagnosticare il sottotipo particolare, che può essere un discorso per il neurologo o per la ricerca, fare la diagnostica differenziale fondamentale tra le forme primarie e secondarie, cioè qualora ci fosse una cefalea secondaria, ovvero determinata da una causa, da una patologia che può essere a tutti i livelli, non solo neurologico ma sistemico, endocrinologico, infettivo, chi più ne ha più ne metta, ben codificata all'interno appunto della classificazione. In questo modo si può fare, per rendere minima la probabilità di sbagliare. Esatto, e quindi in questo addirittura, in questo ultimo caso, addirittura poter fare una terapia che potrebbe essere anche risolutiva per il paziente. È rimasta in sospeso un po' la curiosità, forse l'avremmo dovuto affrontare prima, della tipologia aura, non aura della cefalea. Ce la spiega lei? Sì. È di facile individuazione l'appartenenza ad un ambito anziché l'altro? Allora, si parla di aura con sopra di emicrania, cioè l'emicrania, che è appunto una cefalea primaria, si può essere senza e con aura. È con aura quando la cefalea viene preceduta, accompagnata da una serie di sintomi, da uno o più sintomi, che possono riflettere appunto una eccitazione, tra virgolette, incongrua di alcune parti del cervello. Estremamente diffusa l'aura visiva, dove c'è appunto un disturbo della vista che di solito è campimetrico, cioè riguarda una parte del campo visivo, con sintomi che possono essere positivi o negativi, cioè ci può essere una riduzione, un restringimento del campo visivo, così come la visione di luci, scotomi, che appunto il paziente riferisce come puntini luminosi o colorati che si muovono, tendono ad aggregarsi, possono diventare tali da rendere addirittura impossibile la vista in un periodo di tempo che di solito varia tra i 5 e i 60 minuti nelle forme tipiche. Ma è una condizione peggiorativa questa dell'aura della cefalea? È una situazione che contraddistingue il tipo di cefalea, nel senso che il paziente può avere l'emicrania senza aura, avere l'emicrania con aura, può avere anche entrambe, addirittura, come accennavano prima i colleghi, esistono anche le forme particolari, addirittura geneticamente determinate, dell'emicrania con aura emiplegica familiare, dove sono state riconosciute delle forme, mutazioni genetiche specifiche che danno appunto dei tipi di cefalea associate a delle manifestazioni neurologiche che si ripetono e si trasmettono nella stessa famiglia. Quindi dire più o meno grave forse anche questo, diciamo, è molto relativo. Sicuramente chi sperimenta l'aura emicranica per la prima volta può sperimentare anche una situazione di grande paura, angoscia, perché a volte viene misdiagnosticato come un evento, come potrebbe essere un evento vascolare cerebrale, un ictus o altri tipi di disturbi. Quindi poi appunto la negatività dell'esame obiettivo, una volta che l'episodio si termina, si autolimita, e l'eventuale esecuzione di esami strumentali, la ricorrenza degli episodi, quindi la storia, diciamo, di questo tipo di disturbo, fa sì che il paziente capisca che non è una situazione che lo mette in pericolo di vita, tanto per intenderci, ma che va affrontata, eventualmente trattata con, oltre a una terapia per risolvere l'attacco, una prevenzione, una profilassi. Professor Umberto Badottin, invece in fase evolutiva della vita nel giovane, lei è neuropsichiatra infantile, le nuove frontiere della ricerca e della tecnologia cosa lasciano sperare? Che farei è che in età evolutiva le innovazioni arrivano molto tardi e di solito arrivano di riflesso dalle ricerche che sono state fatte ad adulto, e riterrei che questo sia un aspetto.
Mi scusi, c'è un problema al suo microfono, mi dicono. È acceso questo? Sì. Soltanto un attimo. Accade raramente, ma può accadere. No, no, vada, vada. Ecco. Direi che c'è questa considerazione che farei, che in età evolutiva le innovazioni arrivano in seconda battuta quasi sempre, dopo che la via è stata aperta dagli studiosi, dai ricercatori, dai medici che si occupano dell'età adulta. Questa è una misura, direi, prudenziale e obbligata, perché giustamente l'AIFA, gli organismi nazionali e internazionali di controllo, impongono che le nuove tecnologie e i nuovi farmaci nell'infanzia e nell'adolescenza siano soggetti a delle prove specifiche per età. E quindi direi che le nuove frontiere che si aprono non riguardano più che altro il mix degli approcci che si utilizzano. Dal mio punto di vista, la cosa più nuova non sono queste nuove tecnologie in cui possiamo confidare per l'età infantile e adolescenziale, ma piuttosto una maggiore attenzione ai trials controllati, i quali trials controllati dimostrano che bisogna avere una particolare prudenza nell'utilizzo anche dei farmaci profilattici, mentre invece abbiamo due meta-analisi, anzi più esattamente due Cochrane, quindi diciamo dei lavori controllati di grandissimo rigore scientifico, che documentano che gli approcci non farmacologici e in particolare psicologici sono più efficaci di quelli farmacologici. Quindi io insisterei per ora sulla prudenza. Se si utilizza una nuova tecnica, per esempio la tecnica di mindfulness, occorre prima rivolgersi al comitato etico e alla direzione sanitaria per concordare che si sta utilizzando una nuova metodica con un progetto specifico. Siamo alle battute finali. Dottoressa Nono, tenga lei il microfono. Dottoressa Angela Piperni, abbiamo ricordato, farmacista, perugina, cefalalgica, ha scritto questo testo, La testa fra le mani, quando la cefalea diventa la trama della vita. Lo è stato un po' per lei. Sicuramente. Qualche altro consiglio in chiusura rispetto al percorso da affrontare, terapeutico, farmacologico, non? Questa è l'associazione Lega Italiana Cefalalgici, Ollus, evidentemente, di cui lei è rappresentante per la nostra regione. Qual è intanto l'impegno della Lega? Sì, la Lega Italiana Cefalalgici è un'associazione di pazienti abbastanza giovane, perché è nata nel 2000, a Perugia si sta cominciando a diffondere adesso, in quest'ultimo periodo. Un'associazione di pazienti è, in questo caso la LIC che io rappresento, è un punto, direi, importante nel percorso di un paziente, in questo caso cefalalgico, perché compensa alcuni punti, per esempio l'importanza dell'assistenza. La Lega si propone di assistere il paziente, e qui voglio fare un'aggiunta, il paziente e la famiglia del paziente cefalalgico, perché non abbiamo parlato in questo contesto di quanto sia importante, ma anche come dire, coinvolta e limitata la famiglia del paziente cefalalgico, che spesso il coniuge, il figlio non capiscono l'atteggiamento, non capiscono il dolore, non capiscono la situazione nella quale si trova il proprio congiunto. Di conseguenza c'è anche una paura reale di questa patologia. Ecco, la Lega, l'associazione si propone fra l'altro di assistere proprio il paziente e la famiglia del paziente. Si propone per esempio di migliorare l'approccio alla diagnostica e anche alle terapie e anche alle visite, perché per mantenere quel famoso rapporto medico-paziente non lo si può mantenere. E qui è molto importante quello che suggeriva la dottoressa, è molto importante mantenerlo, ma non a distanza di 4-6 mesi o di 3 mesi come a volte sono gli appuntamenti per le visite. Ecco, quindi c'è questo obiettivo di facilitare questo ingresso alla diagnostica, e non soltanto da un punto di vista, per esempio, anche
economico, nel senso di vorremmo iniziare un percorso legislativo per permettere qualche aiuto da un punto di vista, per esempio, di esenzione per qualche farmaco che effettivamente sono tutti, come dire, quelli indispensabili nei casi più gravi. Sì, si pagano i ticket, farlo, eccetera, cioè. Oppure una facilitazione per la diagnostica. Non ultimo il fatto anche di avere un contatto diretto con questi pazienti, e in questo senso voglio riportare l'esperienza di Perugia, nella quale siamo riusciti a coinvolgere i pazienti, perché personalmente ho iniziato a frequentare, ad essere presente, cioè presso l'ambulatorio del centro cefalee tutte le settimane, e quindi ho iniziato a parlare proprio con i pazienti, e questo ha portato non solo all'iscrizione dei pazienti stessi, che poi non sempre si realizza automaticamente, ma a verificare quanto sia importante l'esternare la propria patologia, il proprio dolore, le proprie situazioni nelle quali ci si viene a trovare a causa di questa patologia. Contribuirò alla sua causa inviandole qualche cliente paziente, purtroppo, per lei. Saremo felici. Ne sono tanti. Ahimè. Grazie. Avete un sito come Lega? Sì, abbiamo un sito www.legaitalianacefalagici.it. Lega Italiana Cefalalgici, consultate il sito. Siamo alle battute finali, allora rivedrei i due pannelli con cui abbiamo aperto, che ci lasciavano capire l'incidenza di questa patologia addirittura a livello mondiale e poi a livello europeo. Iniziamo con il mondo, se possibile, per poi venire alla nostra Unione Europea. Ecco qua, oltre metà della popolazione mondiale soffre di cefalee, oltre la metà di questi di cefalee tensive, poi ci sono gli altri dati, vedete anche quella percentuale, ne abbiamo parlato nel corso della trasmissione, di cefalea indotta o peggiorata dall'abuso di farmaci. La casistica europea, dove si soffrirebbe molto più come incidenza, tra il 60 e il 90% almeno una volta all'anno, parliamo di popolazione dell'Unione Europea, quindi circa mezzo miliardo di abitanti, 1 milione di cefalee in ogni momento della giornata, anche ora mentre stiamo parlando, con quei costi elevatissimi per i sistemi sanitari di ogni paese dell'Unione Europea e quei 190 milioni di giornate perdute. Allora, in una patologia così complessa, in 3 giornate di congresso perugino, decine e decine di relazioni, non si può essere esaustivi in una trasmissione di meno di 2 ore, direi in conclusione, lo facciamo spesso, vi farei giocare qualche pillola, visto che siamo in ambito medico, e cioè se volete aggiungere qualcosa fra le tante cose che evidentemente non siamo riusciti a dire. Chi vuole aggiungere qualcosa? Inizia lei, professor Bono. Posso ribadire il concetto di avere un riferimento, cioè chi soffre di cefalea come problema in una dimensione tale in cui l'automedicazione occasionale non è sufficiente, e quindi anzi, un rischio, abbiamo detto, diventa un problema, avere un riferimento. E il riferimento è ovviamente quell'insieme di livelli di organizzazione dei sistemi sanitari di ciascuna delle nostre regioni, che offrono a differenti settori della popolazione interessata da questo fenomeno livelli stratificati di competenza e di complessità in un percorso di cure che fortunatamente per molte persone si esaurisce ad un primo step, il contatto con il medico di famiglia o al più il contatto con il neurologo, ma che, come abbiamo sentito, per altri pazienti che magari portano anche situazioni di comorbidità, abbiamo citato le donne, la pillola e altre malattie, ecco, in questo caso è ovvio che l'interdisciplinarietà e il riferimento deve essere magari anche con più di uno specialista.